All'ultima di andata la squadra di Anzaloni ha perduto l'imbattibilità ad opera di un Taranto quasi perfetto e concentrato al massimo al cospetto della capolista. La vigilia è stata vissuta con grande preoccupazione da Cagluna per via dell'epidemia influenzale e formazione in forze sino all'ultimo momento. Lo stadio Iacovone presenta una cornice ad effetto senza precedenti. Gran lavoro per gli ultras tarantini in preparazione di questo incontro e grande effetto scenico presenta lo stadio Ionico. L'attesa è spasmodica per tutti già quando le squadre giungono allo stadio. Pronto contatto del terreno di gioco per saggiare l'erba dello Iacovone e poi via alla partita. All'ingresso in campo tutto sembra tarato al punto giusto, squadre e pubblico in attesa del fischio dell'arbitro. Il serpentone del tunnel si allunga ed ecco i protagonisti scorrere lentamente verso il centrocampo. Di Bartolomei, che si dice? Non esistono pronostici. Donatelli, si è un'emozione, sicuramente una grossa emozione. Inizierà Donatelli, il migliore. Dieta speciale per la Salernitana Taranto? No, tutto normale, come sempre, come abbiamo sempre fatto. Che cosa ne pensi di questa splendida giornata sportiva? Ma penso che sia così, è un grosso spettacolo di pubblico, quindi dovrebbe essere una bella giornata sportiva, mi auguro anche che sia una bella partita. Campioni d'inverno in comproprietà? Ma io non lo so, perché voi sapete che c'è anche il Casalano che ha questo reclamo, quindi in teoria potrebbe aver vinto la partita anche a San Benedetto, quindi queste sono cose che poi prenderemo in considerazione dopo. Lo vedremo dopo. Sì, in bocca al lupo. Grazie. Sugli spalti solo colori rosso-blu a preludio di una giornata di festa. Si parte con grande attenzione dai due allenatori e schieramenti giudiziosi da parte dei 22 in campo. Il Taranto va subito in avanti e già al quinto Roselli serve Agostini, il cui tiro finisce di poco alto. I rosso-blu si ripetono all'ottavo con Evangelisti che tira un fendente da 20 metri. Nieri è bravo a mandare in angolo. Alcuni minuti di gioco alterno e al ventesimo Di Battista tenta da lunga distanza, ma il tiro termina fuori. La Salernitana cerca di controllare il gioco e Di Bartolomei comanda a suo piacimento le operazioni dei suoi compagni, mentre il Taranto prova e riprova azioni d'attacco nel tentativo di sbloccare il risultato. Al 35esimo l'arbitro non vede un netto fallo di Di Sarno su Insanguine in area granata, ma un minuto dopo non può dire di no ad un fallo di Incarbona su Cossaro avanzato in area avversaria. Rigore. E dagli 11 metri Insanguine non fallisce. Vantaggio meritato per il Taranto e Salernitana a questo punto che deve risalire la corrente. Ci si aspettava una squadra più cattiva, più concentrata, ma i rossoblù hanno saputo bene chiudere tutti i varchi e ripartire pericolosamente in avanti. Salernitana pronta al riscatto nella ripresa? Si pensava di sì, ma la riscossa invece non è venuta. Si è visto soltanto il Taranto. Al 52esimo ci prova Donatelli, ma il pallone finisce alto. Sei minuti dopo il Taranto va via in contropiede con Insanguine che, tutto solo, non passa al compagno meglio smarcato e così l'azione sfuma. La Salernitana non trova varchi utili e tutti i palloni sono preda della difesa rossoblù. Ancora Insanguine al 74esimo manca in maniera inverosimile il raddoppio tra lo stupore del pubblico. Nel frattempo Spagnuolo non è mai impegnato seriamente e i tentativi dei vari Carruezzo, Ferrara e Di Bartolomei si infrangono nell'attenta difesa ionica. A 4 minuti dal termine Agostini effettua un cross per Picci che di testa raddoppia e così si scatena il tifo locale. Presidente, che è successo in questo momento? Ma credo che sia la cosa più gioiosa della partita, credo che quando si fa un gol di questa fattura a questo momento, io penso che sia una gioia. Ha avuto mai dubbi sulla vittoria del Taranto? Ma sinceramente no. Mi sembra che stiamo conducendo in porto una vittoria importantissima e meritatissima, oltre il 2-0.
partita conclusa? Niente affatto, c'è il tempo per assistere al terzo gol del Taranto. In sanguine, ancora lui, va via e tira sul portiere. Sul rimpallo mette in rete il pallone del 3-0 e giù applausi. Si conclude così un incontro ad alto livello tra pugliesi e campani e Taranto sugli scudi, ma ecco i protagonisti a caldo a fine partita. Allora, abbiamo fatto una grande partita, il risultato lo dice, niente, siamo molto contenti, speriamo di continuare così. Ha vinto chi? Chiaramente avevo detto che avrebbe giocato meglio, il Taranto ha giocato meglio, ha vinto, pazienza, mi dispiace però. Hai fatto tifo dentro di te per il Taranto? No, assolutamente, io adesso gioco per la Salernitana ed è giusto che lotti per la Salernitana. Comunque complimenti al Taranto, è una bella squadra. È forte il Taranto. Pici, cosa si prova a segnare? Cosa si prova a segnare? Un punto? No, è bello, l'importante era per noi per riagganciare la vetta della classifica. E mi pare che col 3-0 l'abbiamo riagganciata bene. Sì, no, l'abbiamo riagganciata, l'importante era riagganciarla, poi dopo il 3-0 è venuto a coronamento. Gioia e amarezza, ma questo è il calcio, sempre imprevedibile e per questo molto bello. Negli spogliatoi, smaltiti i fumi della partita, così commentano l'incontro. La nostra squadra ha dimostrato di confermare quanto di buono già ha fatto dalla partita di Giarre in poi. Io quanto sostenevo era che la squadra, nonostante qualche risultato non fosse stato eccezionale, stava in ottime condizioni. L'ha dimostrato appunto in questa sequela di partite difficilissime, dove abbiamo sempre fatto quello che ci proponevamo, cioè due pareggi a Giarre e a Terni, anche se abbiamo cercato la vittoria, e due vittorie con squadre importantissime come la Casertana e la Salernitana, che guidava imbattuta la classifica. Quindi un Taranto che manda a casa perentoriamente con un risultato senza discussioni la Salernitana, un Taranto vivo nonostante le difficoltà di questa settimana, una Salernitana che ha fatto ben poco proprio per come era stato messo in campo il Taranto. Io credo che sì, il grosso merito vada proprio a noi, perché abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare, che naturalmente noi sappiamo fare con gli avversari che ci permettano di giocare. È stata una conferma a questo principio che io ho sempre sostenuto. Sono passati già diversi minuti dall'incontro, con serenità possiamo commentare questa partita? Sicuramente, non è cambiato niente neanche in questi minuti. Lo stesso mio pensiero era quello appena l'arbitro ha fischiato la fine della gara, vale a dire una gara in cui secondo me è un risultato che fa a pugni con l'andamento della gara stessa, e stava per finire la partita, magari non c'eravamo riusciti a pareggiare, rimaneva Custi 1-0, che comunque credo abbia messo in mostro una buonissima Salernitana. È un Taranto che ha vinto su questo calcio di rigore, ma che giocando in casa non aveva fatto sul più di tanto nelle conclusioni. Quindi, ecco, però diciamo che oltre al calcio di rigore ha realizzato altri due gol, ma il portiere spagnolo non è stato mai impegnato severamente. Sì, d'accordo, spagnolo non sarebbe stato mai, ma noi non abbiamo rinunciato sicuramente a giocare, non abbiamo sempre avuto la nostra fisionomia, quindi non è che non siamo riusciti perché abbiamo rinunciato. Non siamo riusciti perché il Taranto è una grossa squadra, il Taranto quando ha trovato il gol lo ha difeso con tutti i suoi uomini, avete visto prima di questi contropiedi quello che è successo, però mi sembra che la Salernitana sia stata in campo molto bene. Presidente Carelli, indubbiamente la soddisfazione è alta e elevata dopo una partita così come ha giocato la sua squadra. Un risultato contro la capolista di 3-0 è un risultato che ci sta tutto e che premia un po' gli sforzi di tutti, della squadra, della società e dei tifosi che oggi sono accorsi veramente numerosi. Ma credo che non bisogna aggiungere più niente a quello che hai detto. Credo che oggi la vittoria è stata più che altro caratterizzata sotto l'aspetto sportivo per il pubblico. Oggi abbiamo visto il pubblico delle grandi occasioni per il Taranto, la squadra anche se era decimata un po' dalla cinese che ci ha fatto stare veramente preoccupati fino all'ultimo momento. Credo che siamo stati ripagati da quelli che erano i superstiti. Credo che oggi il risultato è stato un po' eclatante, credo, ma meritato. Il Taranto non ha mai demeritato contro le grosse squadre, mi auguro che il pubblico questo lo capisca, ci segue, che ci darà sicuramente tante soddisfazioni sia il pubblico che anche la squadra.